Buonasera a tutti, eccoci arrivati al webinar mensile di HereForex come ogni mese. Ripartiamo questo settembre con il 28 settembre, oggi come sapete è il solito venerdì, siamo stati fermi per il mese di agosto e siamo tornati. Mi sentite bene tutti? Chiedo a chi è già entrato se mi sente. Benissimo, Alessandro, grazie. Si vede anche il mio monitor. Perfetto, intanto aspettiamo un minuto in più. Salutiamo un po' tutti, visto che siete ancora pochini in questo momento rispetto alle iscrizioni. Comunque saluto tutti, Francesco, Stefano, Cristiano, insomma tutti quelli che sono qua. Molto bene, la puntata verrà registrata comunque, messa poi sul canale YouTube, quindi nei prossimi giorni andrà sul canale YouTube se vorrete rivederla. Visto che, dico la verità, se foste in una situazione in cui, diciamo, foste in un posto sperduto, con solamente una connessione a internet anche scarsa e potreste avere esclusivamente un video webinar didattico a disposizione per quanto riguarda il trading, ecco questo qui secondo me dovrebbe essere quello giusto, perché oggi si parla di un argomento molto importante che a Risk Reward ovviamente avremo i soliti 40 minuti, quindi poi sono ovviamente questi argomenti che li andiamo a approfondire ogni giorno come tematiche, operando live e facendo tutte le giuste analisi qui su HereForex, come potete vedere, sul sito che ormai dal 2010 è attivo e che abbiamo portato qui in Italia un po' di metodologie legate all'azione nuda dei prezzi, come sapete, in end of day, quindi lavorando principalmente su grafici giornalieri e weekly e massimo 4 ore, e ogni giorno, soprattutto per chi è un platino, qui vedo qualche platino e che saluto, abbiamo appunto dedicato questo servizio per chi vuole approfondire in maniera notevole tutte queste tematiche proprio a livello operativo. Quindi andiamo subito nel cuore del nostro tema. Allora, oggi si parla ovviamente di rapporto tra costo e ricavo, come voi avete visto nel titolo del topic di oggi, ovvero il rapporto tra quello che noi andiamo a rischiare e quello che noi andiamo a cercare di guadagnare sui mercati. Voi sapete che il trading è un lavoro dove dove la statistica è molto importante, e vi dico esattamente i trader che io ho conosciuto negli anni, e ne ho conosciuti molti, quelli che hanno avuto più successo e che hanno più successo tuttora sono quelli che tendono a dare importanza ad alcune tematiche che spesso magari tanti trader non danno importanza. Una di queste è proprio il rapporto tra costo e ricavo dell'operazione nella propria operatività di trading. Sì, perché voi potete capire che se io dovessi alla domanda che tipo di setup devo avere Arduino per fare trading in maniera seria e professionale, uno di questi è avere una buona connessione a internet, avere un buon computer. Non servono 6-7 monitor, basta anche un laptop per quello che facciamo noi, quindi un daily trading, ma soprattutto, essendo un business come tanti altri, anche se ha qualche differenza rispetto ad altri business, ma come tutti i business si dovrà pensare che nella nostra attività di trading si avranno dei costi, quindi al di là della connessione internet del computer, che ha un costo che poi insomma andate ad ammortizzare, ma che avete anche al di là ormai dell'operatività di trading, uno dei costi dell'attività di trading è proprio lo stop loss, cioè quello che nell'operatività quotidiana, comunque mensile, trimestrale e poi annuale, noi andiamo ad affrontare, ed è il rischio preso per la singola operazione e quindi il costo che abbiamo del trading. Quindi oggi voglio parlare con voi in maniera molto operativa e quindi dire, bene, io ho la mia azienda di trading, azienda trading Arduino, e in questa azienda trading inizialmente voglio mettere una cifra che posso anche permettermi di perdere, e quindi investo in un business che si chiama trading in maniera professionale. In questo business inizialmente voglio mettere $10.000, 10.000 euro. Quindi non metto 1.000 euro, non metto 100.000 euro, metto 10.000 euro. Inizio a investire in questa azienda di trading. Quindi faccio un investimento che per qualcuno può essere poco, per qualcuno può essere tanto, però come qualsiasi azienda ha bisogno di una startup. Quindi io devo per forza cercare di investire qualche soldino su questa mia azienda di trading. Ovviamente quando io parlo di investire qualche soldino, e chi mi conosce lo sa, tutto quello che noi andiamo a fare è pianificazione. Chi è sul platino sa bene che noi prima di fare un trade lo curiamo, lo capiamo, lo pianifichiamo e poi spariamo. Perché? Perché se io vado a investire nella mia attività di trading, quindi vado a investire dei soldi che so che posso perdere, questo lo sottolineo, dei soldi che posso permettermi di perdere, li investo nell'attività di trading, però non è che vado per perderli, vado per cercare di guadagnare ovviamente, ma come... come si dice in termini sportivi spesso, nel trading il miglior attacco è un'ottima difesa. Quindi prima di tutto, quando noi abbiamo da iniziare il nostro business del trading, dobbiamo cercare di investire dei soldini e quindi di inserire in una piattaforma adeguata, con un broker adeguato, e poi ne parleremo anche di questo ovviamente, perché è molto importante il nostro alleato. Per questo, nella nostra azienda di trading qualche soldino. Quindi io adesso faccio un esempio che può essere un esempio ben, come dire, attribuibile anche ad altre persone. Quindi 10.000 euro li investo nella mia azienda di trading e quindi investendo questi 10.000 euro cercherò di farli diventare dei guadagni nel tempo. Vi ricordo ragazzi che nel trading i piccoli passi sono i grandi passi nel lungo periodo. Quindi è inutile cercare di fare grandi passi che poi si rischia purtroppo di inciampare. Meglio fare sempre piccoli passi, piccoli e medi passi, per cercare un po' alla volta di far diventare grande questo patrimonio. Ok? Quindi noi investiamo nel nostro business e abbiamo questi 10.000 euro e decidiamo quindi di aprire la nostra azienda di trading. Quindi dovremo aprire un conto presso un broker primario, direi, per il nostro tipo di attività. Il nostro tipo di attività, per quanto mi riguarda, è un'attività che va a operare principalmente su una watchlist di riferimento, no? E come dico sempre a tutti, io devo avere chiaro che anche se il broker mi offre tantissimi mercati, a mio avviso è meglio sempre focalizzarsi su 10-15 mercati che sono poi i mercati principali o quelli che io tendo a preferire. E quindi io nella mia azienda tratterò alcuni asset principalmente, parentesi, potrà capitare di fare qualche trade, qualche deal anche in altri asset, ma tendenzialmente la mia operatività dovrà essere basata su questi. Per esempio, adesso poi ognuno si fa la watch list che ritiene più opportuna, questa ovviamente si chiama watch list, quindi la lista di osservazione. Come potete vedere io ho 11 coppie di valute, che sono quelle che poi farò di più probabilmente. Io, sapete, sono nato col Forex, quindi per me il Forex è il mercato numero uno, quindi il Forex prima di tutto, 11 coppie di valute. Queste 11 coppie di valute che vedete qui sono i cambi, sono gli 11 cambi che nella torta delle valute sono quelli che scambiano di più, sono quelli che hanno più liquidità. Dopodiché ho inserito i 5 indici principali per quanto mi riguarda, quindi ho inserito il FTSE 100 inglese, il DAX tedesco e i 3 americani principali, questi perché sono, posso definire, i 5 maggiori indici a livello mondiale, almeno per quanto mi riguarda. Ho inserito le due materie prime più importanti, che sono il petrolio e l'oro, e poi, perché no, ho messo anche il Bitcoin, perché ormai è diventato comunque un mercato sicuramente molto volatile e molto direzionale, che può darci delle soddisfazioni. Quindi praticamente una quindicina di mercati, io da trader, che apro la mia azienda di trading, avrò la mia watch list, che sarà quella che cercherò di trattare, di scambiare nelle mie giornate, nei miei mesi di trading. E quindi dovrò trovare un broker primario per questo, che mi permetta di trattare per esempio il forex, i maggiori indici, le maggiori materie prime, quindi i miei mercati di riferimento, con dei costi accessibili, buoni, e soprattutto che la mia controparte, quindi il mio broker, sia serio, che abbia una certa storicità, che sappia sede in Italia, perché se voglio, se dovessi aver bisogno di un appuntamento anche di persona, posso andarlo a trovare e quindi dedicare un qualche minuto a parlare con chi con chi è il mio broker, quindi con chi mi aiuta a fare questa attività. Dopodiché ovviamente dovrò sapere che la mia azienda la devo fare in un ufficio piuttosto che in una parte della casa, una zona che dedico a essere focus, dove avere il focus, essere focalizzato sulla mia attività di trading, quindi un'area su cui fare le mie analisi, perché le analisi poi sono il trading, e tra tutte le varie cose focalizzare la mia attività sulla qualità dei trade, perché io sono un trader che vuole far diventare questi 10.000 euro 10.500, 11.000, 12.000, 12.500 e via dicendo. Non voglio cercare di buttarli là e di perdere, quindi di buttarmi su qualsiasi opportunità che il mercato ci può dare. Il mercato ci fa vedere milioni di opportunità ogni giorno e bisogna sceglierne una, bisogna scegliere quella più adatta per il nostro carattere, più adatta per il nostro piano. Quindi dovrò, adesso velocizzo, farmi un piano di trading e quindi sapere che in questo piano di trading, per focalizzarmi sulla qualità, dovrò cercare di fare che cosa? Di operare meno ma meglio, e quindi cercare di fare per esempio 6 trade al mese almeno, ok? 6 trade al mese, ma 6 di qualità, e questo è l'esempio che voglio farvi oggi. Voglio farvi un esempio di luglio, agosto e settembre, ormai siamo al 28 di settembre, in ottica di fare un'operatività da businessman del trading, non da trader che smanettano sul mouse, cercano di guadagnare qualche euro e poi magari 1000 operazioni al giorno, ma si perdono in overtrading. Allora io che cosa devo fare? Devo focalizzare la mia attenzione su che cosa? Sul rapporto tra costo e ricavo, ovvero, essendo io un commerciante, devo cercare di marginare bene ogni qualvolta entro a mercato. Quindi nel momento in cui io vendo esempio degli occhiali da sole che compro a 100, devo cercare di rivenderli sempre a un prezzo maggiore di 100, quindi 150, 200, 300, perché altrimenti nel lungo periodo sarà difficile per me che la mia azienda di trading, che ho capitalizzato inizialmente con 10.000 euro, diventi un'azienda che faccia guadagni nel tempo. Quindi focalizzare la mia attenzione sul rapporto tra costo e ricavo, che è l'obiettivo oggi che mi sono prefissato, di cercare di darvi degli input. Poi questi webinar li facciamo ogni mese, quindi sapete che io su certe cose ci rimarcio e cerco sempre di trasmettervi anche delle sfumature diverse della stessa cosa, se posso, se riesco. E quindi prendiamo per esempio che io vado a operare negli ultimi, faccio un esempio, gli ultimi 3 mesi, per esempio inizio a luglio, Quindi farò luglio come esempio, agosto, settembre, e devo cercare di fare il meglio. Quindi, come ho detto prima, inizialmente da imprenditore della mia azienda devo cercare di trovare i 6 migliori business del mese, e quindi non potrò andare su ogni trade che vedo, su ogni segnale anche del mio piano di trading. Dovrò cercare, e qui apro una parentesi, l'analisi settimanale che io tante volte dico e ridico è fondamentale. Noi la facciamo ogni giorno nella trading room, ma ogni fine settimana sul platino io mando appunto il video di fine settimana, poi questo mese c'è anche il fine mese, perché una delle parti importanti di analisi è proprio il fine settimana, e quindi ogni fine settimana dovrò cercare di capire come sono impostati i maggiori mercati, quindi quelli che mi sono inserito nella mia watch list, e da lì poi di giorno in giorno, attraverso i grafici giornalieri, cercherò di trovare le opportunità più interessanti che sono in linea col mio piano di fine settimana. E appunto per questo parto da luglio, no? Parto da luglio e mi trovo ad avere un dollaro yen, per esempio, eccolo qui, che esattamente nel daily esattamente il 9 di luglio, eccolo qui, mi dà, guardate il settimanale di fianco a sinistra, mi crea un setup, un FTV long, in linea con il trend del settimanale. E quindi il 9 di luglio decido di fare questo trade, e nella mia azienda di trading sempre decido di fare di avere un margine su ogni operazione, e il margine sarà quello che io chiamo 2R, come dicevo anche l'altro giorno nel webinar insieme a DG. 2R, ho scritto anche un libro nel 2012, 2R Strategy. Margine 2R vuol dire, significa che per ogni 1R rischiato io andrò a ricercare, che cosa? 2R profit, quindi un rischio rendimento di 2 volte, cioè risk 1, reward 2. E mettiamo anche che nella mia azienda di trading, siccome faccio la mia idea di fare massimo 6 trade al mese, e quindi farli molto, come dire, di qualità, quindi molto pianificati e ben pensati, decido di rischiare il 3% del mio capitale in ogni singola operazione, che saranno al massimo 6, e quindi 300 euro ogni trade. E quindi il mio guadagno sarà del 6%, ovvero di 600 euro trade. Adesso io vi farò vedere gli esempi di luglio, agosto e settembre con i trade che sono andati a profitto, mettendo una percentuale di profit del 50% e un 50% di percentuale di loss, cioè di costo. Quelle sul costo non me le faccio neanche vedere. In realtà, vi dico la verità, parlavo oggi con un nostro abbonato al platino che si chiama William, ormai abbonato da molto tempo, e era molto contento perché lui questo mese, il mese di settembre, ha fatto 2 trade, dollaro yen long, euro dollaro long, e ha fatto una percentuale molto buona, ed era molto contento perché entrambi gli sono andati a profitto, e ha gestito le cose veramente come deve fare un trader che fa profitto. Quindi con quello che ti sto dicendo, non serve fare 1000 eseguiti, si può magari rischiare un po' di più, quindi invece di trattare un mini lotto, se ne possono trattare 4 mini lotti e fare comunque un'operatività molto migliore, che può essere molto più profittevole nel tempo. E quindi in questo caso vi farò vedere ovviamente le operazioni che sono andate in profit, quelle a costo sappiamo che sono la metà, ok? Tanto per farvi capire. Bene, io quindi il 9 di luglio ho questa FTV Classic, per chi la conosce. Entro a breakout della FTV, vado a prendermi il mio Arduinacci e decido sempre di andare a 1 a 2, quindi io metto un target di profitto di 2 volte il mio rischio, o vado a stop o vado a target. Quindi 1 a 1, 1 a 2, in questo caso molto anche fortunato, diciamo, in 2 giorni, non è sempre così, l'operazione va a target e quindi porto a casa il mio profitto. Dopodiché durante il mese faccio delle operazioni anche in perdita, arrivo al 26 di luglio dove sull'oro mi trovo con una FTV molto interessante, sempre a luglio, eccolo qua, 26 di luglio, sempre in linea, guardate, con il grafico weekly che era un andamento molto short e molto negativo, non aveva mai dato segnali di debolezza, di forza, e decido di trattare anche questa FTV, sempre a breakout, quindi decido di entrare a vendere qui sotto e anche qui cercherò di prendere l'1-2 che arriva dopo un paio di settimane e mi colpisce proprio qui il mio target di 1-2. Sempre lo stesso mese, quindi nel mese di luglio, sempre perché lo avevo definito nel mio piano, posso permettermi ogni mese di fare anche un trade sul grafico settimanale, quindi direttamente su setup da grafico settimanale, e in questo caso, questo mese, ne avrei scelti 2, uno è andato a stop, l'altro è euro franco, eccolo qui, che sul settimanale proprio il 16 di luglio mi ha creato un FTV perfetta, AAA, un FTV sulla media mobile dopo il swing, sul 1.17 che era un livello chiave appunto sul settimanale. Anche qui ho deciso di vendere direttamente a breakout e l'1-2 lo prendo 3 settimane dopo, in questo caso i primi di agosto, però vado a fare anche questo come trade profittevole. Quindi in questo caso ho fatto nel mese di luglio 6 trade, quindi mese di luglio 6 trades come mi ero prefissato, 3 sono a costo e quindi significa che ho speso 300 euro per ogni trade, 900 euro di costi, mentre 3 a ricavo, dove io avrò fatto 600 per ogni trade, 1800 di ricavi, e quindi alla fine ricavo 900 euro. Vado nel mese di agosto, stessa cosa, la mia azienda di trading quindi dice che devo fare massimo questi 6 trade, quindi devo ben, come dire, capire quali fare e quali no, e tra alcuni in perdita, che saranno 3, ne trovo 3 che invece sono in profitto. Vi dico che in realtà io adesso ho ottenuto una percentuale del 50%, ma con gli studi che noi facciamo ogni giorno, con gli studi che facciamo ogni settimana, spesso, come è successo per esempio a William il mese di settembre, ha fatto 2 trade, non 6, ma li ha fatti 2 profittevoli, anche molto profittevoli. Quindi questa è una linea generale per farvi capire quanto serva la qualità nelle cose e il rapporto di risk-reward. E, ripeto, invece di rischiare 10 euro a trade, 20 euro a trade e usare magari microlotti, nanolotti o queste cose qua, su 1000 operazioni al giorno, usiamo la testa, lavoriamo come dei commercianti, utilizziamo ogni opportunità come, bene, è fattibile, è un qualcosa che mi può pagare bene, è un qualcosa che mi rende anche tranquillo nella gestione dell'operazione? E se sì, farla. Questo è molto importante nel trading. Io punto sempre alla qualità di chi mi segue, i corsisti che hanno fatto le coaching da me o comunque che sono iscritti al platino, cioè io dico sempre queste cose, cerchiamo di lavorare bene, perché lavorando bene nel tempo i risultati si vedono. Quindi sono l'8 agosto, ritorniamo a bomba, euro yen, vediamo che in questo caso l'8 agosto, eccolo qua, l'8 agosto forma una bellissima FTV outside bar, anche questa, guardate il settimanale dov'era, in linea con la settimana che era, insomma, era negativo il trend dell'euro yen. Decido quindi di entrare a breakout, bellissima questa FTV outside, su questo trade. Vado anche qui a cercare di prendere 1-2, anche qui il mercato è crollato completamente, prendo l'1-2 qui praticamente 2 giorni dopo, incasso, nel mentre farò anche quindi delle operazioni in perdita, quindi che avranno un costo, probabilmente ci saranno anche quelle, ecco perché è importante lavorare con il rapporto rischio-rendimento medio di 1-2, e il 15 agosto mi imbatto su Wall Street, quindi sul Dow Jones, che mi dà, eccola qua, un inside fake out. Per chi la conosce, questa è un inside fake out in trend, vedete il trend con il livello chiave 25.000, in questo caso anche qui eravamo su un trend rialzista abbastanza chiaro anche sul settimanale, non c'è bisogno che gli indici americani ve li spiega io il trend che hanno, perché probabilmente l'avrete visto tutti, e in questo caso vedete che abbiamo un, anche qui, breakout, e in questo caso abbiamo la posizione che va a 1,2 dopo circa un paio di settimane, va a prendere 1,2 e quindi anche qui abbiamo portato a casa il nostro 2R. La weekly che ho fatto, appunto anche qui ne potrei fare due al mese di setup weekly, uno mettiamo come esempio va a stop, l'altro il 20 agosto su dollaro yen, eccolo qua, tra l'altro questo è quello che ha fatto proprio William. Io in questo caso decido di entrare sull'FTV come facciamo spesso sul 50% di ritracciamento, quindi una volta che ha breccato al rialzo mi andrò a optare per entrare long sul 50%, e vedete che nel giro di 2 settimane, in questo caso guardate è andato anche molto più su, riesco ad ottenere 1 a 1, 1 a 2 e portare a casa il mio ricavo rispetto al costo. Quindi anche agosto diventa, senza che lo scrivo, un mese positivo. Anche settembre con EURUSD che nell'11 settembre, guardate qua, questo è un setup contro trend, mi fa un inside fake out sul livello chiave nella settimana che era molto lontano dalla media, aveva fatto proprio supporto sul livello molto importante settimanale. Decido di fare questo setup solamente a breakout perché ovviamente era delicata la situazione, entro anche qui in questo modo, stop sotto i minimi, 1 a 1, 1 a 2, anche qui rompe su, va verso la media e in questo caso vado a portare a casa l'1 a 2. E in questo caso l'11 settembre, anche qui ci saranno dei trade che ovviamente vanno a stop e poi mi trovo con l'euro-dollaro proprio di qualche giorno fa che ha formato, dopo questa pin bar long, che vabbè adesso qui non vi sto a dire, quindi che si poteva fare anche questa, un FTV, scusate, una pin bar su livello settimanale, guardate qui, del trading range che forma sul grafico settimanale, pin bar perfetta che al 50%, tradata al 50%, eccolo qua, faceva un 1 a 2 proprio subito, e faceva anche molto di più, ma in realtà quello che andiamo a cercare è questo, 1 a 2 molto interessante. E anche qui durante il mese ci possiamo dedicare a 2 setup su grafico settimanale, uno, mettiamo esempio sempre, andrà a stop, come abbiamo fatto esempio in questi 3 mesi, e l'altro è uno stop che io invece ho a mercato, che è sterlina-dollaro, e che mi ha fatto entrare, in questo caso su questa pin bar, al 50%, e anche qui vedete il mio obiettivo sarà quello di avere un ricavo che è doppio rispetto al mio rischio. In questo caso non so come andrà, però vedremo. La cosa bella è che in questo modo si ha la tranquillità di gestire le cose in maniera serena, pianificata, si studia bene il mercato prima, non si esce troppo presto e si esce solo quando a fine giornata, che adesso io vi ho fatto un esempio molto generale, ma se a fine giornata o a fine settimana, nel caso settimanale, il mercato dovesse completamente cambiare la sua opinione, con calma, quindi pianificando il tutto in maniera seria, si può uscire da quell'operazione e magari si va a prendere 1R in quel caso. Non è detto che sempre il mercato paga 2R, come in altri casi si può anche andare a prendere il 3R, quindi il risk reward di 1 a 3. Questo era per generalizzare il fatto che è molto importante come trattate la vostra azienda di trading, è molto importante il rapporto tra costo e ricavo, e che se riuscite nel tempo come media a marginare circa 2 volte il vostro rischio, è importantissimo perché vi rende profittevoli nel lungo periodo. E non di poco, è inutile perdere tempo ragazzi con dei mini trade che probabilmente tante volte poi tra commissioni, paura, euforia vi mangiate il conto. È meglio lavorare seriamente, mettere qualche soldino in più nel conto di trading, cercare di fare dei trade un po' più calibrati e soprattutto analizzare bene i mercati, lavorare per esempio sui grafici daily con analisi weekly, come facciamo noi nel platino giornalmente, e cercare un rapporto tra costo e ricavo che sia degno e che nel tempo vi possa fare essere profittevoli. Questa è la cosa estremamente importante che dovete capire e tenere, perché voi provate a pensare, se io mantengo con 10.000 euro di conto e riesco a mantenere questo tipo, poi ripeto, non mi piace mai generalizzare, questo è un esempio, ma riesco a mantenere un qualcosa di questo tipo nel tempo, voi provate a pensare che in 3-4 anni, partendo con un'azienda piccolina, medio-piccola, nel tempo, capitalizzando, si può riuscire ad avere un'azienda poi un po' più grandina, e un po' alla volta il trading può diventare una cosa che è parte integrante, anzi parte fondamentale del vostro operato, e può diventare poi il lavoro primario che voi fate, o un lavoro secondario ma che vi fa guadagnare. Quindi pensate sempre che questo è un business e che bisogna trattarlo come tale. Noi siamo commercianti, trader in inglese significa commerciante, quindi dobbiamo trattare i nostri trade come se dovessimo vendere una merce, l'abbiamo pagata a un costo e dobbiamo quindi ricavare di più di quello che noi andiamo a vendere, la nostra merce. Avete capito? In questa situazione quindi, poi di questo ragazzi ne parleremo mille volte, avete anche comunque, questo video andrà sul canale YouTube, so che mi seguite tanto sul canale YouTube, quindi anche per chi non c'è ora e mi vedrà sul canale YouTube, vi ripeto, cercate di focalizzare questo. Se avete bisogno di qualsiasi info in più scrivete su info@hereforex.com. Siamo sempre presenti, è dal 2010 che cerchiamo di trasmettere questo tipo di messaggio, e in qualche caso ci siamo anche riusciti, perché sono molto contento, alcune persone ancora oggi mi seguono e sono diventate anche molto bravine. Detto questo, vedete che nella mia spiegazione, come vi facevo vedere, una delle cose importanti che dovete avere quando fate trading, e che mi sembra oggi di vedere essere un po' lasciata da parte spesso dai più, ma che è fondamentale, è il vostro alleato, ragazzi. Bisogna avere un alleato base, un alleato importante. E chi è l'alleato importante? È un broker serio. Allora io per questa volta, ogni tanto li chiamerò perché ormai è un rapporto molto buono, ho invitato Elena Mosca di IG, che è un broker primario, è il broker più storico per quanto riguarda il Forex, penso a livello mondiale, è nato negli anni 70, e visto che tante volte mi chiedete, soprattutto adesso con le nuove direttive ESMA, con tutte queste situazioni, ma come posso fare per tradare un broker serio eccetera, ho deciso, visto che l'argomento era anche un argomento che prestava a questa situazione, ho chiesto a Elena e IG se poteva fare due chiacchiere, 5 minuti, riguardante appunto al broker serio. Allora adesso velocemente passo la parola a Elena, che credo sia qui, sì, vediamo se mi sente. Elena, buongiorno, buonasera. Buonasera a te Arduino, mi sentite? Sì, 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 ti sentiamo benissimo. Perfetto, perfetto. Allora, benissimo. Io, hai visto Elena, l'argomento era molto importante da questo punto di vista, e quindi visto che tu sei qui e mi hai dato la possibilità, e tante volte me lo chiedono anche via mail, anche tutti i ragazzi che guarderanno i video YouTube, insomma volentieri, perché è molto importante soprattutto oggi che ci sono tantissimi brokerini e che magari forse per chi vuole far trading in maniera seria, insomma, c'è bisogno un po' di spiegazione, quindi chi meglio di te? Vai pure Elena. Grazie mille Arduino. Certo, allora tenete in considerazione che IG è il broker numero 1 al mondo per quanto riguarda la negoziazione dei CFD. Dal punto di vista finanziario siamo molto affidabili, siamo attenti ai nostri clienti, siamo leader di mercato. Abbiamo iniziato a fare trading e a dare la possibilità ai nostri clienti di fare trading attraverso la nostra piattaforma dal 1974, quindi è da 44 anni che siamo in questo settore. Proprio per questo veniamo definiti leader nell'ambito dell'operatività sui CFD. L'altra cosa da tenere in considerazione, come diceva appunto Arduino, è la regolamentazione. Dovete sempre tenere in considerazione che un broker regolamentato è un broker serio, un broker affidabile. IG è un broker londinese con succursale italiana ed è sottoposto alla regolamentazione sia dell'autorità londinese sia dell'autorità italiana, quindi della Consob. IG di fatto è anche un'azienda che è quotata nella borsa di Londra. L'altra cosa molto importante è dove viene depositato il vostro capitale. Quando voi aprite un conto con IG, dove vengono depositati i vostri soldi? I vostri soldi vengono depositati presso un conto corrente segregato che la società detiene presso Unicredit. Il fatto che il conto sia segregato vuol dire che l'importo che voi andate a depositare sul conto è mantenuto distinto dal capitale sociale. Questo è molto importante perché se un domani la società dovesse fallire, eventuali creditori non possono avvalersi di quanto voi avete depositato su questo conto. Quindi così come facilmente li riuscite a versare, così facilmente li riuscite a prelevare. Un'altra cosa molto interessante è anche il fatto che noi diamo la possibilità ai nostri clienti di optare per il sostituto di imposta. Sostituto d'imposta vuol dire che noi, dal punto di vista fiscale, fungiamo da... è come se fossimo il vostro... commercialista, quindi dal punto di vista fiscale IG vi trattiene a fine giornata, se voi generate delle plusvalenze, il 26% e inoltre questo importo direttamente all'erario. Siamo da più di 40 anni... Benissimo, scusate l'interruzione. Per qualsiasi tipo di informazione vi ricordo il nostro numero verde 800 897 582, indirizzo mail italiandesk@ig.com. Poi vi volevo ricordare il nostro Forex e CFD Tour. Avete la possibilità dal 5 al 9 novembre di conoscere direttamente la nostra piattaforma. Il 5 di novembre saremo a Roma, il 6 di novembre saremo a Milano, il 7 di novembre saremo a Bologna, l'8 di novembre a Torino e il 9 a Venezia. Avete la possibilità di partecipare gratuitamente a questo nostro roadshow, a conoscere dal vivo Arduino Schenato e Bruno Moltrasio che presenteranno le loro tecniche di trading e potete direttamente voi stessi essere i partecipanti, i protagonisti di questa giornata, perché appunto sia Arduino sia Bruno chiederanno a voi su quali strumenti maggiormente voi andate a fare trading e faranno live trading durante tutto il corso. La partecipazione è gratuita, dovete semplicemente andare sul nostro sito e selezionare la voce prenota il tuo posto. Selezionate la vostra tappa e dopodiché vi dovete semplicemente presentare il giorno e all'orario indicato. Vi ricordo inoltre che in vista di questo evento ci saranno 2 seminari di presentazione, uno sarà il 23 di ottobre e l'altro il 30 di ottobre. Per qualsiasi informazione vi ricordo il numero verde 800 897 582, per chi fosse un po' alle prime armi diamo anche la possibilità di testare un conto demo, accedendo sempre al sito di IG, sulla destra dovete semplicemente selezionare prova la demo. Su questo conto demo avrete 30.000 euro caricati virtualmente che potete proprio utilizzare per fare trading su tutti i nostri strumenti finanziari. Vi ricordo inoltre, sempre per chi è un attimino alle prime armi, la nostra sezione Academy, dove in primis avete la possibilità di scaricare e di visualizzare tutto il materiale didattico che è stato posto gratuitamente sul sito per approfondire la vostra strategia o per costruire proprio la vostra strategia di trading. E poi potete partecipare alle nostre sessioni live, quindi a tutti i seminari che noi mettiamo a completa disposizione a tutti coloro che vogliono implementare le strategie piuttosto che l'utilizzo delle piattaforme che noi mettiamo a vostra disposizione. Le piattaforme sono la nostra, ovviamente di IG Trade, offriamo anche la MetaTrader 4 e anche la piattaforma ProRealTime. E poi avete anche la possibilità di scaricare l'app gratuita e quindi di fare trading direttamente dal vostro cellulare. Bene Elena, molto bene. Direi che sei stata più che chiara. Perfetto. Con tutti. Poi comunque sicuramente questo sarà utile anche per chi guarderà il video YouTube e oggi non è presente, quindi molto bene. A questo punto io direi che ti ringrazio per questo, perché serviva proprio, visto che spesso le domande arrivavano e quindi abbiamo chiarito domande su questo. Io a questo punto direi che saluto un po' tutti, saluto te Elena e tutto il gruppo DG, saluto tutti i partecipanti, saluto chi guarderà il video su YouTube, ci vediamo al Forex Tour, Forex CFD Tour, quindi dal 5 novembre in avanti, in tutte le città italiane dal 5 al 9, quindi Roma, Milano, Bologna, Torino, Venezia, venite perché siamo sia io che Bruno, i ragazzi di G, insomma un bel pomeriggio insieme, vedremo un po' di situazioni live, il trading, i mercati principali eccetera, quindi vi aspetto numerosi. Io quindi vi saluto, vi auguro una buona serata, saluto te Elena e quindi buon weekend a tutti, ciao!